Festa dell'Unità a Pesaro, una festa che racchiude, soprattutto coinvolge tanti cittadini e soprattutto il Partito Democratico. Sì, è un appuntamento popolare, tradizionale, quest'anno fatto un po' in forma ridotta dopo la fatica della campagna elettorale, quindi i volontari giustamente devono rifiatare un po', però in un momento politico molto delicato, perché siamo alla vigilia della nascita di un nuovo probabile governo, con una responsabilità del PD nuova dopo il fallimento del governo che abbiamo avuto nell'ultimo anno e mezzo e dopo anche questo delirio d'onnipotenza di Salvini che è stato bloccato dal Parlamento italiano, da una maggioranza nuova che si è messa a disposizione del Paese. Non sarà facile, fare un governo PD 5 Stelle è complicatissimo, non sarà semplice trovare le vie programmatiche giuste, però credo che serva l'Italia, serve ad evitare di aumentare l'IVA, serve a fare una legge di bilancio che consenta all'Italia di ripartire e quindi, come dire, ancora una volta il Partito Democratico si mette a disposizione del Paese sapendo i rischi che ci sono ma anche con grande determinazione.